Che cosa succederebbe se ti liberassi di tutto quello che possiedi? Che cosa resterebbe di te? O se magari ti venissero tolti tutti gli oggetti che pensi siano importanti? L'automobile, lo smartphone, i vestiti, gli orologi, la tua casa? Che fine faresti? Come cambieresti agli occhi degli altri? Quali sarebbero le tue risorse naturali? Qual è la tua vera natura? Chi sei veramente tu? Questo è un esercizio mentale che io ogni tanto faccio per cercare di riconnettermi ad un'idea più originale di me stesso. Sinceramente credo di averne una. Lo faccio per cercare di capire un pochino meglio dove sono sul piano evolutivo. Lo faccio anche come sfida. Ogni tanto, specialmente d'estate, ve lo confesso, trascorro una giornata all'alba, al tramonto, in giro, con un vestito super semplice, anonimo, lascio tutto a casa, affido le chiavi del mio appartamento ad una persona fidata e mi muovo liberamente. Ne approfitto per digiunare, non mangio e bevo le fontanelle. 12 ore. Alle volte ho trascorso anche 24 ore passando la notte in giro. In fin dei conti, che cosa possediamo realmente se non questo povero corpo? Che cosa abbiamo di più importante se non queste poche decine di chili di materia grezza, che di fatto definiscono i nostri limiti fisici, ma in realtà anche quelli mentali? Ti sembra riduttivo? Ti sembro riduttivo? Lo sai, in fin dei conti sono solo uno psichiatra e la mia spiritualità è forse un pochino strana. Nonostante sia la ricerca del metafisico, il mio vero aggancio con la realtà, ahimè, avviene con la biologia, con la materia grezza. Forse sono un riduzionista, forse. Certo, abbiamo anche la nostra mente, un dato di fatto, un fenomeno che emerge straordinariamente dal nostro corpo, e forse non solo il nostro corpo è il contenitore della nostra mente, ma potremmo anche dire che è la mente a contenere il corpo, perlomeno la nostra consapevolezza di esso. Ma d'altra parte sappiamo tutti qual è il punto. Per quanto spirituale tu sia, per quanto tu creda in un'entità metafisica, in un'entità superiore, per quanto tu voglia astrarti dalla biologia, dalla tua biologia, beh, lo sai, basta un piccolo malfunzionamento del corpo o della mente, o di tutti e due, che in realtà è la cosa più frequente in assoluto, beh, ecco che a quel punto tutto crolla. Ogni cosa perde di senso, tutto il denaro, tutte le nostre cose, i vestiti, tutto il nostro mondo perde di importanza improvvisamente. Io oggi sono qua per ricordarti che prima o poi la tua biologia si farà sentire. Il tuo corpo nudo prima o poi diventerà il tuo unico riferimento, per quanto tu ti voglia dimenticare di lui. Prova a pensarci meglio. Pensa al dolore fisico. Basta un mal di denti, un mal di testa, oppure sul piano psicologico una tensione emotiva, ma anche in questo caso sarà il tuo corpo a rivelarla al meglio, a parlarti di lei, riverberandosi fisicamente al cuore, allo stomaco, ai muscoli. Avete presente, no? Depressione, panico, psicosi. Alla fine la via finale comune è il corpo. Noi psichiatri lo sappiamo bene, anche se vogliamo dimenticarcene alle volte. La malattia mentale è prima di tutto una patologia del corpo. È il corpo con la sua danza con la realtà che evidenzia il disagio mentale molto prima che si apra la bocca, molto prima che manifestiamo contenuti di pensiero deliranti, depressivi, eccetera. Forse alla fine la mente è sopravvalutata? Forse non è il cervello il luogo che ci definisce davvero, ma è il confine della nostra pelle a chiarire davvero chi siamo. Forse. Magari tutto è corpo alla fine. E tutti noi facciamo del nostro meglio per far sprofondare la cosa più importante che abbiamo in un mare di oggetti, di orpelli, di trappole cognitive per ingannare gli altri, per ingannare noi stessi e gli altri in realtà. Corazziamo e nascondiamo la nostra vera natura con cose che di fatto mentono su di noi. Vestiti che ci facciano apparire quello che non siamo, no? Più ricchi, più rivoluzionari, più aggressivi, più estrosi, più artistici. Automobili che definiscono uno status sociale che sia un pochino più elevato, no? Più ricchi, più potenti, più assertivi, mentre facciamo i fari in autostrada per superare lo sfigato di turno davanti a noi. Avete idea di quanta gente si indebita e si rovina per automobili? Stessa cosa per orologi, smartphone, libri, cinture, gioielli, casa, mobili, gadget, vinili, monili, biciclette. Hai mai pensato al perché lo fai?
perché lo fai, perché lo facciamo tutti in realtà. La risposta è semplice, univoca e radicale. L'obiettivo finale è cambiare la percezione di noi. L'obiettivo è sperare che questo trucco ti permetta davvero di acquistare l'identità che vorresti avere. Non di costruirla, ma di comprarla proprio. Senza contare che questa stessa identità rappresenta la dissoluzione di chi sei veramente in un acquario di format umani che nessuno sa in realtà da dove provengano, alieni, Dio, altri mondi. In realtà lo so che lo sospetti, lo so bene che intimamente sai che tu non sei il tuo lavoro, non sei i tuoi vestiti di marca, non sei i soldi che hai o che non hai in banca, non sei assolutamente la macchina che guidi e neppure il contenuto del tuo smartphone, delle tue playlist su Spotify. E probabilmente tu, come tutti noi, intimamente sospetti che è solo dopo aver abbandonato tutto questo che avrai la possibilità di capire davvero chi sei e di essere libero di fare qualsiasi cosa. Non sei curioso, cazzo! Quella di noi esseri umani è una sfida interiore. Il nostro campo di battaglia è dentro la nostra testa e la nostra è davvero, probabilmente, una guerra spirituale. Sinceramente io penso davvero che quello che ci uccide e ci fa soffrire sia proprio il nostro attaccamento anomalo verso gli oggetti. Sigmund Freud la chiamava libido vischiosa, che è l'incapacità di lasciare andare le cose e di cambiare in maniera radicale, mentre la vita ce lo chiede ogni singolo giorno. Cambia! La dipendenza è la nostra dannazione. E quindi la soluzione è